La Stazione Zoologica Anton Dorn di Napoli è un'istituzione scientifica ed ente di ricerca situata nella Villa Comunale, tra via Caracciolo e la riviera di Chiaia, nel quartiere Chiaia. Comprende anche un acquario, il più antico d'Italia e secondo più antico d'Europa, il primo tra quelli ancora esistenti. Fondata nel 1872 dal naturalista e zoologo tedesco Anton Dorn, essa rappresentò ben presto una delle più autorevoli istituzioni scientifiche cittadine, affiancando quelle realizzate in epoca borbonica, l'orto botanico a Foria e l'osservatorio astronomico di Capodimonte. Secondo recenti studi, la stazione zoologica anticipò in piena epoca industriale un modello di pianificazione di ricerca scientifica post-industriale, che privilegiò temi tipicamente attuali, come l'interdisciplinarità, la capacità manageriale di autofinanziamento. In questo straordinario scenario ha avuto luogo la Summer School on Marine Ecotoxicology, con il patrocinio dell'Ordine Nazionale dei Biologi, che attraverso il Consiglio, in particolare il dottor Scicchitano e il dottor Dumonté, ha deciso di elargire ben 13 borse di studio ad altrettanti giovani biologi che hanno così potuto prendere parte a questo evento in maniera del tutto gratuita. Nella giornata di inizio dei lavori era presente la dottoressa Claudia Dello Jacobo, delegata nazionale per la formazione. Nel suo intervento, il presidente dell'Ordine Nazionale dei Biologi, il senatore Vincenzo Danna, ha sottolineato l'importanza della figura del biologo anche nelle scienze marine. Entusiasta della Summer School appena tenutasi, ha ricordato la messa a disposizione da parte dell'Ordine Nazionale dei Biologi delle borse di studio fondamentali per un'ottima formazione. Anche la comunicazione ha assunto un ruolo fondamentale nella quotidianità dell'Ordine. Il giornale cartaceo, quello online, il sito web e la nascita di Radio Bio permettono di informare tutti coloro che vi si collegano. L'Ordine è vicino agli iscritti e, come ha sottolineato il Presidente, non bisogna aderire solo perché è un obbligo di legge. Lo scopo di chi gestisce oggi l'Ordine è quello di essere più vicini ai giovani biologi, creare nuovi posti di lavoro e puntare fortemente sulla formazione, in particolare sull'alta formazione che deve essere alla base della professionalità. Un altro obiettivo da non perdere di vista è la ricerca, anche con la nascita di una fondazione che lavorerà in questa direzione, oltre che con l'ambizioso progetto di varare una nave, una goletta, firmata ONB, che lavorerà ogni giorno per la ricerca marina, con a bordo giovani biologi. Operazione che il Presidente si auspica di realizzare anche in collaborazione con la Stazione Dorn.